Secondo il Centro Studi sulle nuove religioni, il buddismo è il terzo credo italiano dopo il cristianesimo cattolico e l'islam, e i praticanti in Italia attualmente sono circa 200.000 persone. Ma cos'è il buddismo e perché è una religione in crescita negli ultimi anni? Rossana Barbolla, vicepresidente del Centro Samantha Badra di Roma, ce lo spiega. L'Istituto Samantha Badra è un centro di buddismo tibetano, è nato nel 1981, è stato tra i primi centri ad essere fondati in Italia di buddismo tibetano. Le persone che vengono da noi non necessariamente, insomma, sono persone interessate al buddismo, ma anche semplicemente alla meditazione o anche alla cultura tibetana. Insomma, sono molto attratte da questa cultura di pace, perché penso che in questo momento c'è proprio bisogno di questo, no? I monaci che vivono attualmente da noi sono 5 e li ospitiamo ogni anno sempre dei monaci e vengono in Italia un po' anche per diffondere appunto la dottrina buddista, per aiutarci nel centro, nelle pratiche, cerimonie e poi soprattutto anche insomma per raccogliere fondi per il loro casato del monastero. E molto spesso facciamo eventi tipo questo insomma al di fuori del nostro istituto. Abbiamo scelto questa location proprio perché è centrale, no? Si trova vicino via Nazionale, quindi più facilmente raggiungibile dalle persone per fare questi incontri proprio molto vari che non sono strettamente buddisti, ma proprio sono dei consigli che danno i nostri maestri alle persone, anche piccoli consigli che possono servire nella vita quotidiana. Piccoli consigli per affrontare la vita quotidiana che Geshe Ngangwa Dondup ha approfondito nell'incontro di pace lo scorso 19 gennaio. Dondup è nato in Bhutan, il paese più felice del mondo, e da 5 mesi si trova nel centro Samantha Badra di Roma. Oggi ci spiega com'è la giornata tipo di un monaco buddista. Suzuki nami kadun che shirwa, kadun che anani chuzi chik tuda chaga na dunan chaga kiba zumba zumba sipo dut dunan kama shi juu dunde palo kadun do che kadun che sa zonde nga zo shu jia su dung di je la da nga zo kadun ne chiki zo che so jil de re ene di ma yi nga zo dada ane chiki tambuli ne shi di yong e do nga da di wala chiki kao ka sali chiki ochuli ya dungi kiki kiki Secondo Dondup, il buddismo può portare diversi tipi di benefici e praticare la pazienza ci aiuta a curare la nostra salute fisica. Ora la domanda da porre sarebbe quanto è in grado il buddismo moderno di rispondere a quelle che sono le esigenze sociali. Certamente è una vera sfida, ma soprattutto anche una speranza. Il percorso, comunque, è appena iniziato.